so hat Hegel auch als Philosoph der Geschichte. Anche in veste di filosofo della storia, Hegel ha compiuto un'azione decisiva. Ha mostrato in essa la presenza della ragione. Si schiudeva così una realtà completamente nuova. La storicità, infatti, era altra cosa rispetto alla ragione. La ragione, il logos, la logica, erano gli strumenti di quel grande occhio pensante che i greci tenevano dischiuso sul mondo. Per noi anche il mondo storico appartiene alla razionalità. In questa scorgiamo la vicenda della lotta dell'uomo per la conquista della libertà sociale e della vita associata in tutte le sue forme. La storia della libertà rappresenta in fondo, anche per la filosofia, la sua fonte ultima di legittimazione. Proprio per questo non è possibile rinvenire la ragione nella storia. E in tal senso non possiamo concordare con Hegel, anche se continuare a cercarla è e rimane un bisogno insopprimibile. In questo senso, due cose sono inscindibili. Da un lato, il cosmo ordinato degli antichi, cioè la natura, che comprende anche il mondo umano, e dall'altro il mondo cristiano, quello della storia salvifica e della storia terrena. È il peculiare intrecciarsi di questi due mondi a determinare il senso del nostro momento storico, il senso della finitezza di ciascuno e di quella continuità dello spirito che vincola e unifica tutti. Questo mi sembra essere il grande passo compiuto da Hegel. Una volta Heidegger ha detto di lui: Hegel è stato l'ultimo filosofo greco, riferendosi al fatto che Hegel, già nella Logica, ha sviluppato in modo esaustivo tutte le forme della possibilità, dall'essere indeterminato sino all'idea, esprimendo però anche il mondo reale nella nozione di un pensiero che necessariamente si determina e si completa, e dando così vita alla filosofia della storia, alla filosofia dell'arte e a quella della religione, la quale, con la sua specificità, ha tentato di avvicinare a noi persino la religione rivelata, cercando di renderla comprensibile. Non è facile analizzare dettagliatamente tutte queste prospettive. Il campo della storia non può sicuramente essere paragonato al meraviglioso spettacolo offerto dal movimento regolare dei corpi celesti, che ha fatto del cosmo e della cosmologia dei greci una manifestazione della ragione. Che senso ha cercare anche nella confusione dei destini umani qualcosa come la ragione? Senza dubbio, Hegel ha tentato di risolvere questo compito non senza forzature, illustrando l'intero panorama della storia universale, che va dalle culture dell'Oriente a quella greca,
a quella romana, al mondo cristiano, ai popoli germanici e latini, sino alla totalità della storia universale, e sostenendo l'intima necessità di questa evoluzione. Difficilmente potremmo concordare con Hegel e accettare che l'intera storia risponda a una necessità razionale. Si può invece riconoscere con lui che la rivoluzione francese, cioè l'avvenimento politico decisivo per il destino individuale degli idealisti tedeschi, abbia dato vita a un nuovo concetto di libertà, in cui trova espressione adeguata la nozione cristiana dell'uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio. Certamente la libertà dell'uomo nella vita reale non è affatto raggiunta o acquisita con ciò. Al contrario, se le visioni hegeliane della storia dell'arte, della storia universale e della storia della filosofia hanno colto qualcosa di vero, questo è appunto il fatto che il nostro mondo, in quanto appartiene all'uomo, non è mai l'insieme perfetto delle opere umane, bensì è sempre un mondo di aspirazioni e di lotte per raggiungere i fini della libertà umana. Pertanto la storia universale non è giunta alla conclusione, dato che la lotta per la libertà continua sempre.